Ciao a tutti, oggi andremo a preparare un decotto composto da zenzero a fettine, sono all'incirca una ventina di fettine, saranno 20-30 grammi, e un buon cucchiaino abbondante di polvere di curcuma appena grattugiata. Tra gli altri ingredienti, se vogliamo, poi aggiungeremo un po' di miele per addolcire. E una fettina di limone. Questo decotto è molto utile in quanto tra le proprietà dello zenzero e della curcuma ce ne sono molte legate alle infiammazioni e ai dolori articolari. Tant'è vero che molti studi hanno dimostrato proprio che l'artrite reumatoide e l'artrosi sono condizionati da questi due potentissimi elementi naturali. Procediamo un attimo con la preparazione, che è molto molto semplice. Allora, mettiamo a bollire dell'acqua qui sul fuoco. Allora, come vedete, io ho messo un po' più di acqua, quindi metterò bei due cucchiaini di abbondanti di polvere di curcuma. Mettiamo le nostre fettine di zenzero e andiamo a far cuocere una decina di minuti. Come vi dicevo, dopo per addolcire possiamo mettere del miele e un po' di limone ed un po' di limone. Vi ricordo che per quanto riguarda le altre proprietà, a parte il fatto che voi dovreste prendere questa tisana, una tazza, non di più di questa tisana, quando avete particolari infiammazioni o problemi di artrosi, dolori, diciamo, legati all'artrosi. Inoltre vi ricordo sempre che è buono assumere dello zenzero e della curcuma perché lo zenzero ha tra le sue funzioni principali le sue proprietà principali, la funzione digestiva e allevia anche il senso di nausea e i sintomi delle più comuni patologie respiratorie, mentre la curcuma è un ottimo immunostimolante e funge da rimedio per problemi epatici legati soprattutto alla produzione di bile e di altri tipi di acidi biliari. Allora, io credo che debba stare giusto qualche altro secondo, quindi possiamo anche andare a chiudere con il video, e basterà poi spegnere, farla raffreddare e filtrarla in una tazza con l'aiuto di un pastino, con l'aiuto di un colino. Questa è veramente una potentissima bevanda, grazie ai suoi ingredienti principali, alle proprietà degli ingredienti principali. Io vi consiglio vivamente di assumerla quando avete problemi di artrosi, quando avete problemi di reumatismi e fatemi sapere se l'avete già utilizzata, scrivendomi e commentando qui in basso, anche commentate se avete bisogno di qualche delucidazione, di qualche consiglio in merito e mettete un bel like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!